Oggi parliamo con Simone Pescatore, che è direttore marketing e comunicazione di Bennet, e con Dario Mancini, che invece conosciamo di Waze, del primo caso di un progetto di destination marketing in cui appunto tra Waze e Bennet è nata poi una sorta di partnership. Perché insomma ripercorriamo un po' l'origine dell'idea. Il progetto era nato a giugno, tra l'altro ricordiamo in un periodo non certo facile, no? Per i centri commerciali, visto che inizia la bella stagione, la gente è più portata a stare all'esterno. Invece grazie a questo leggevo i dati, poi voi me lo ricorderete, è stato un tripudio. Simone Pescatore, insomma, cosa ci racconta? Come vi è venuta l'idea di provare un media alternativo, possiamo dire così. Beh, noi uscivamo fuori da un periodo molto complesso che era quello del lockdown, un lockdown prolungato che ci ha visto praticamente in diverse fasi coinvolti a partire da novembre, no? Dopo quello ancora più duro dell'anno precedente. E avevamo necessità di comunicare ai nostri clienti che i nostri punti vendita, ipermercati e superstore, che nel 90% sono presenti all'interno dei centri commerciali di proprietà, che erano stati riaperti, che tutti i reparti all'interno erano riaperti, non era la vendita limitata ai soli beni di prima necessità che erano consentiti, diciamo, durante il periodo di lockdown, e che tutti i negozi all'interno dei centri commerciali erano completamente operativi, no? Allora avevamo necessità di comunicare questo e nel contempo costruire Drive to Store. Questa era una campagna che probabilmente 10 anni fa si sarebbe stata realizzata con mezzi di comunicazione tradizionali, affissioni, radio, striscioni, giornali, riviste, quotidiani, eccetera, eccetera, ma visti i tempi, tra l'altro, con cui veniva fatta la comunicazione e vista la capacità e la nostra strategia, che è sempre di più verso, appunto, rivolta verso l'omnicanalità, abbiamo deciso che ci potessero essere dei mezzi più corretti per realizzare questo obiettivo. Per cui abbiamo pensato che Waze, integrata all'interno di un media mix digitale e non, potesse essere appunto il mezzo perfetto per assolvere a questo obiettivo. L'advertising in auto è un tema, diciamo, che noi conoscevamo da tempo grazie alla radio. Abbiamo aggiunto uno strumento importantissimo che ci ha dato grandissima visibilità, che si è integrata rispetto a quello che era l'obiettivo di comunicazione complessivo, che ci ha permesso di comunicare sia la riapertura, ma anche elementi di promozionalità in alcune fasi, e sostanzialmente i risultati che abbiamo raggiunto ci hanno testimoniato come ormai la pubblicità digitale ha completamente rivoluzionato il modo in cui il marketing e la comunicazione vanno pianificati, ci ha aiutato a generare traffico e oggi stiamo ragionando su come rendere questa collaborazione, questa partnership sempre più strategica e come un tassello costantemente presente all'interno della pianificazione media digitale e non di Bennett. Tra l'altro sul tema appunto del rendere strategica la partnership torneremo tra pochissimo, no? Però prima insomma Dario Mancini in tutte le nostre chiacchierate ce lo dicevamo, mi sembra che questa case esplichi veramente i vostri obiettivi, cioè quello di integrarvi all'interno delle strategie di marketing delle aziende e poi ovviamente di garantire una velocità e una multicanalità comunque dei messaggi che garantisce il risultato. È proprio così, Monica. Noi ormai, io sto cercando di evangelizzare il mercato ormai da tempo su quanto l'importanza dell'auto come media stia diventando, diciamo, sempre più al centro dell'attenzione della comunicazione dell'utente. Tenete presente che nel mondo comunque del grocery in generale, la maggior parte degli italiani, quasi il 90%, se non sbaglio, avevo letto un dato, utilizzano l'auto per andare a fare la spesa. E già questo, come dire, ci rende un media privilegiato. Simone lo ha raccontato benissimo, la radio è sempre stata, ed è per questo che la radio è sempre stata, diciamo, un mezzo fondamentale per veicolare dei messaggi in questo segmento, diciamo, di mercato. Quello che stiamo cercando di fare in questi anni è veramente far capire quanto il passaggio, la migrazione al digitale sia importante, perché comunque attraverso il digitale posso avere la stessa capillarità della radio, quindi andare a
targetizzare solo alcune aree geografiche specifiche, però al tempo stesso posso anche avere delle misurazioni molto più puntuali, quindi posso vedere quante persone hanno deciso di navigare verso il negozio, quante persone hanno visto il mio annuncio e nel caso di questa campagna siamo addirittura riusciti attraverso, diciamo, l'aiuto di AdSquare a misurare proprio le effettive store visits. Quindi è un viaggio, è un percorso. Il principio dell'advertising è quello di ripetere la stessa cosa più volte affinché poi a un certo punto, diciamo, rientri e venga compresa. Ed è quello che sto facendo io in ottica di migrazione digitale in un segmento che, ecco, Simone sta abbracciando in modo innovativo. Non tutto il comparto si trova ancora a questo livello. Ed è per questo che siamo qui e portiamo, diciamo, oggi la nostra testimonianza. E siccome appunto dicevo, mi piacerebbe tornare nel discorso nel senso dello strategico, perché è anche un'era, non lo possiamo negare, dove è facile innamorarsi insomma di mode o fare progetti giusto per cavalcare l'onda dell'innovazione, però non renderli altrettanto strategici perché possano sviluppare poi risultati di lungo. Voi invece, Simone Pescatore, insomma in Bennett, cioè sposate l'innovazione, ma cercate poi di metterla a sistema con il resto, perché produca dei risultati per la marca e siano anche progetti che non si esauriscano, insomma, nell'arco di un lancio. No, assolutamente la pianificazione di comunicazione, ma anche la pianificazione commerciale di Bennett cerca di, come dire, abbracciare tutti i target. Tendenzialmente il mondo del retail grocery è, come dire, ancorato a una pianificazione più tradizionale. Io sono arrivato in Bennett nella fine del 2017 e ho trovato però un media mix molto sbilanciato sul tradizionale, in cui il digitale pesava circa il 5% del media mix. Nel giro di 4 anni io ho portato questo numero a circa il 20%, oltre il 20%, perché? Perché crediamo che soprattutto a partire dal 2020, ma abbiamo accompagnato sostanzialmente un cambiamento degli stili di vita, dei modelli di consumo, delle diete mediatiche, delle persone che ci scelgono tutti i giorni e abbiamo cercato di accompagnarli verso un nuovo modo di comunicare, che tra l'altro è la realtà. Noi siamo sempre un pochino indietro rispetto ai consumatori e cerchiamo di assecondare quelli che sono i cambiamenti che il consumatore ci impone. In questo caso ci vantiamo di essere stati pionieri, siamo molto felici della partnership che abbiamo costruito, Dario ci ha stimolato da subito nel procedere e devo dire che devo ringraziare anche come dire, la vicinanza che tutto il team di Dario ci ha dimostrato nel proporci dati, soluzioni alternative rispetto a quelle che erano le nostre esigenze. Noi avevamo anche un'altra importante cosa sfida da risolvere, che era quella del fatto che quando ci siamo messi al tavolo a giugno, noi venivamo da un'acquisizione importante di 9 ipermercati ex Auchan, più un'altra acquisizione che era stata fatta all'inizio dell'anno dalla catena Despar, quindi erano un'insegna in questi areali nuova per i nostri Nuova. clienti e la comunicazione in auto ci ha un po' permesso di comunicare una nuova insegna all'interno del percorso del cliente nel suo commuting o nel suo drive to store. Contemporaneamente l'innovazione digitale per noi è un pillar strategico fondamentale perché dal 2017 ad oggi il nostro canale e-commerce è cresciuto in maniera spaventosa. Ad oggi noi siamo il primo operatore nella formula dell'e-commerce click and collect drive, quindi fare la spesa online e la ritiri in piazzole dedicate senza neanche scendere dall'auto sostanzialmente. Abbiamo circa 60 punti di ritiro su 74 punti di vendita, quindi su 74 ipermercati sostanzialmente dove c'era utenza rispetto al servizio e ove tecnicamente fattibile, abbiamo sviluppato questo canale e ci sta dando grandissime soddisfazioni. Quindi il cambiamento di strategia media segue un percorso complessivo di innovazione digitale. Nell'ultimo anno abbiamo cambiato il front-end della nostra piattaforma e-commerce, stiamo in rollout con un nuovo sistema di back-end, quindi capacità di accogliere meglio il cliente e di processare più ordini con una scalabilità praticamente infinita. Stiamo per rilasciare l'app di e-commerce, quindi
stiamo costruendo un percorso omnicanale che è partito dalla costruzione della visione unica del cliente, che poi sta sviluppando tutti i touch point per assecondare appunto tutti i micro momenti che ogni giorno il cliente ha diciamo di interfaccia con quella che è l'insegna. Tra l'altro, insomma, dimostrando anche come progetti, vabbè, di digitale, ma anche progetti di destination marketing non vanno, cioè, se vuoi, non vanno a lavorare solo sull'efficienza, ma lavorano anche su un equity della marca, cioè riescono anche a creare marca, a dare una percezione di una marca che è vicino e che sposa, insomma, le esigenze del consumatore. Vero, infatti appunto questo tipo di attività ha costruito un po' tutto, ha toccato un po' tutto il funnel, no? Quando parlavo di insegna dicevo proprio la presenza della marca nella percezione delle persone, dei clienti, dei consumatori, ma d'altra parte ci ha permesso appunto di fare drive to store, quindi conversion pura, quindi la parte finale del funnel, ma contemporaneamente ci ha permesso anche di comunicare promozionalità. È stato veramente un percorso di comunicazione a 360 gradi quello che abbiamo intrapreso, che è durato e che sta durando in maniera proprio strategica, nella pianificazione che facciamo tutti i giorni. Mario Mancini, cosa diciamo? Una best practice per voi? Ma decisamente una best practice, nel senso, riprendo ancora quello che dice Simone e cerco di, come dire, di integrarlo a quella che è la nostra capacità media. Si è parlato di micro momenti del consumer journey. Ovviamente l'auto è un momento importante del consumer journey, viverlo in modo digitale è parimenti importante, quindi possiamo dar noi la possibilità, siamo uno dei pochi mezzi che può farla vivere in modo digitale, quindi sicuramente questo è importante. Si è parlato di equity della marca, ora quando io sono presente sulle mappe, cioè quando io ho le mie insegne digitalizzate sulle mappe, chiunque guidi in un'area, diciamo, intorno al negozio, ha visibilità sul fatto che il negozio sia lì e quindi in qualche modo, anche se non ci starò andando in quel momento, interagisco con la marca. Si è parlato di offerte, che noi ovviamente poi, come dire, da un punto di vista di metriche, come diceva Simone, misuriamo ovviamente le persone che direttamente guidano e impostano il navigatore per recarsi effettivamente al punto vendita. Al tempo stesso, come abbiamo cercato di misurare in questa campagna, c'è tutta una serie di metriche che si vanno ad aggiungere a persone che visualizzano ovviamente l'offerta, la promozione in questo caso, non cambieranno il loro percorso in quel momento, perché magari ovviamente stanno facendo un'altra cosa, ma allettati dall'offerta lo faranno in un secondo momento. Quindi un processo, diciamo, più classico da un punto di vista mediatico, che si va a sommare invece a quello digitale che è più diretto. Però, come vedi, Monica, diciamo, tutti gli elementi di un pezzo di strategia di omnicanalità nel quale pensiamo sia importante per noi essere presenti. Chiuderei questa chiacchierata con una domanda che porgo a entrambi e che secondo me è molto fondamentale al giorno d'oggi, no? La fiducia reciproca tra cliente e partner di comunicazione, di strategia. Ecco, quanto conta e Simone Pescatore, quando voi vi fidate di un partner e quindi insomma la vostra voglia di innovare, di avere risultati, trova ottima rispondenza nella capacità d'ascolto e anche nella fiducia che sa farvi riporre il consulente in questione. Intanto come non fidarsi di un'azienda quale Waze, che è parte di un gruppo enorme come quello di Google, cioè una reputation che va ben oltre, diciamo, l'universo a noi noto. Per di più devo dire che quello che ha costruito una vera relazione vincente tra Bennett e Waze è stata appunto che, nonostante comunque sia un colosso, no, del tech e come dire, del mondo attuale, no? Sostanzialmente tutto quello che facciamo è bypassato praticamente dal gruppo di cui Dario è un, diciamo, protagonista. Nonostante questo,
la fiducia è stata creata perché c'è stata una vicinanza, quello che dicevo prima, un'intimità nella costruzione di una soluzione tailor-made sartoriale rispetto a quelle che erano le nostre esigenze, che ripeto, erano esigenze molto particolari. Da una parte un contesto complesso da dover gestire, dall'altra l'acquisizione, la necessità di creare store traffic, ma di presentare anche l'insegna, di comunicare sia la parte istituzionale che le promozioni, fornirci dati a supporto sia per la pianificazione della campagna e il reporting ex post per misurare effettivamente i benefici della campagna, il follow up nella pianificazione successiva. Quindi un team che ci è stato dedicato e che ci ha permesso di costruire un percorso vincente, devo dire, di successo, ma proprio grazie a questa vicinanza che ci ha dimostrato un'azienda che comunque, essendo un gruppo che non ti aspetti da un gruppo così grande, no? Ti aspetti questo tipo di approccio sartoriale da aziende più locali, più piccole, più che sono magari dedicate 100% a questo tipo di iniziativa. Invece, diciamo, Waze, Dario ci hanno dimostrato una intimità veramente eccezionale. Ovviamente estremamente felici di questo riscontro di Simone e credo che come con ogni cliente con cui noi tentiamo di lavorare, l'importante è veramente partire dagli obiettivi del cliente, capire quali sono gli obiettivi del cliente, parlare insieme e capire come la piattaforma può essere utilizzata al meglio per ottimizzare gli obiettivi del cliente e poi tutto ciò che riguarda ovviamente il caring durante la parte di implementazione e il follow-up nella parte di KPI. Io credo che un po' il pacchetto sia questo qui, no? Quindi stabilire sicuramente un rapporto strategico che sia più alto e poi renderlo vivo con un'operatività di livello, insomma, importante. Questo credo sia veramente la ricetta segreta per il successo, ma non solo, diciamo, della nostra relazione di partnership, ma di una partnership in generale.